complex than simple rock. Stealing is my greatest carnal pleasure. You have long been an empty shell. Ma buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale, eccoci qua. Oggi un altro pezzo vintage, un altro pezzo dal passato, sempre della famosa stanza che sto piano piano sistemando, ripulendo per farla tornare all'antico splendore. E quindi mano a mano che tiro fuori i pezzi, ve li faccio vedere. Come avrete visto dalla intro, oggi parliamo di uno dei cartoni più amati di diverse generazioni, dei più divertenti in assoluto, e cioè di Lupin III. Mi diceva Fujiko prima, mentre parlavamo prima del video, ma vi siete iscritti all'Emporio di Sheldon? Il gruppo nerd dove potete tradare, comprare, vendere, cercare, scambiare tutto ciò che è nerd 24 su 24, 7 giorni su 7. Non mi fate arrabbiare Fujiko, che quella lo sapete che è mezza matta, eh? Dicevo, nel 2004, ben presto, tirò fuori un set che, di cui mi innamorai immediatamente, composto da 4 figure e ogni figure aveva un pezzo per comporre il diorama, quindi diciamo una specie di build figure. Nel 2004 appunto compose, quindi diciamo 14 anni fa, questo set bellissimo, secondo me stupendo, fatto in maniera strepitosa. Dice faccio vedere, e vabbè, lo faccio vedere. Vi stavo raccontando un pochino di storia. 2004, ben presto, Lupin III, sono al casinò, stanno giocando d'azzardo, ma andiamo a vedere com'è questo pezzo. Ah, ovviamente non c'ho più la scatola, non c'ho più niente, perché dopo 14 anni è esposto e quindi è così. Questo è il pezzo che veniva composto comprando tutte e 4 le figure. Quindi potete vedere appunto i 3 pezzi del tavolo da gioco, mentre Fujiko aveva tutti i soldi, come al solito, e tutte le carte. Quindi questo è il tavolo da gioco, ve lo faccio vedere. Come potrete vedere, mentre lo sto girando, sia le carte che le pile dei soldi sono praticamente da posizionare. Sono staccati, insomma, non è tutto incollato e tutto finto, ma è realistico, è vero. Le carte, guardate, le carte si spostano, eccole qua, sono vere le carte, ragazzi, sono vere carte da gioco per una mini partita a blackjack. La particolarità, ragazzi, è che vedete sul dorso delle carte ci sono i personaggi del cartone animato di Lupin. Spettacolo, ragazzi, anche le carte curate nei minimi particolari. Ben presto ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Ma chi è che regge le fila di questo gioco? Ma sempre lei. Guardate che sexiezza, guardatemi la sexiezza di questa figura, ragazzi. Eccola qui, la grande Fujiko, con le sue forme, le sue autoreggenti, sempre estremamente sexy, sempre estremamente sexy. Guardate come è fatta bene questa figura. Guardate, ma ammiratemi il balcone, ragazzi, ammiratemi il balcone, che ci manca solo un vaso di fiori, ragazzi, su questo balcone fenomenale, ragazzi. È un tacco 12 da urlo. Questa è la figure di lei che appunto gestisce il banco del blackjack. Ma chi saranno gli sfortunati che sono caduti tra le grinfie di Fujiko? A sorpresa, intorno al tavolo non c'è Jigen, ma c'è papà Zenigata. Eccolo qua. Guardate come è realizzata questa figura, ragazzi. Devo dire che i giapponesi, quando si mettono a fare le piccole figure, le cose così, ma anche le grandi, insomma, però dico nelle piccole, nei piccoli diorama, nei piccoli cose, sono veramente i maestri. Guardate che roba. Tra l'altro, guardate come è fatto, perché guardate la giacca. La giacca e tutto il che cade così, praticamente è fatta apposta perché poggiata sulla sedia lui non possa andare indietro, ma venga leggermente in avanti e quindi abbia una posa che si avvicina al tavolo. Quindi, cioè, capito? Non so se mi spiego. Questa, se l'avessero fatta che è seduta, poi la dovevi posizionare, e invece è fatta che la devi solo incastrare, perché guardate, praticamente la giacca va a incastrarsi perfettamente con la spalliera dello sgabello, e lui viene nella posa che la ben presto ha pensato di dargli. Quindi, cioè, è perfetto, ragazzi, non si muove, non c'è pericolo che possa prendere altre pose, ed è perfetto. E devo dire che anche lo sculpting e il painting di Zenigata sono eccezionali, ragazzi, veramente un pezzo splendido. Ed ecco a voi Jigen, il terzo di questi personaggi. Voi direte, ma come hai detto che non c'era Jigen? Sì, ragazzi, avevo detto che non c'era Jigen, ma ho sbagliato, non c'è Gemon, perché Gemon è un samurai e non si abbassa al gioco d'azzardo. Quindi c'è Jigen e non c'è Gemon, avevo sbagliato io prima. Guardate anche Jigen quanto è fatto bene. Anche Jigen è fatto apposta in modo che, mettendolo sulla sedia, prenda una posa che poi vada bene con il tavolo.
E insomma anche Gigen, ragazzi, tra la posa e tutto è fatto veramente veramente bene, ragazzi. Mi sono proprio innamorato 14 anni fa di questo set. Tra l'altro credo di aver speso un patrimonio, perché sono quattro figure così, costavano mi sembra 20 euro l'uno, quindi questo è quasi un 100 euro di figure veramente veramente molto belle. E quindi abbiamo visto Gigen e ora il pezzo forte, ragazzi. Lupin, incorreggibile Lupin, Lupin. E beh ragazzi, non poteva mancare Lupin terzo, eccolo qua, anche lui fatto estremamente bene, ragazzi. I dettagli sono splendidi, è veramente bello, ragazzi. Questo set è veramente splendido, c'ha proprio l'aria, è colta proprio l'essenza di Lupin, l'aria di Lupin proprio seduto al tavolo con quell'aria da birba che ha sempre avuto, ragazzi. Eccolo qua, questa è la quarta figure che componeva questo splendido diorama. Adesso però lo andiamo a comporre, perché queste figure sono bellissime, sono fatte bene, sono eccezionali. E uno le guarda e dice: ah, che belle queste figure, sono veramente splendide. Ma quando metti insieme il diorama ti cade la mascella, perché il diorama nel complesso è un capolavoro. E allora lo compongo e ve lo faccio vedere. E adesso sgranate gli occhi, ragazzi, rifatevi gli occhi, perché il diorama composto è un capolavoro, ragazzi. Dai, adesso scatenatevi con i commenti, ditemi quanto è bello questo diorama. Lo voglio proprio sapere, ragazzi, quanto è bello questo diorama. È un capolavoro assoluto, ragazzi. Bello, bello, bello. Le figure sono fatte bene, ma la scena, la posa, dà proprio l'idea di essere in una scena del cartone. È veramente, veramente bello. Io l'ho visto esposto così, perché ovviamente se chi me l'ha venduto non lo avesse esposto così, non lo avesse montato uno, probabilmente non l'avrei comprato, perché non ti rendi conto, perché le figure sono singole e poi c'è un pezzo per costruire tutto il diorama. Quindi non ti dà la sensazione di quanto possa essere bello, di quanto possa venire figo per chi ama Dol Cartone, per chi ama Lupin, veramente questo set, ragazzi. Guardate le loro espressioni, il gioco, le carte in mano, Gigen con quella faccia, cioè veramente uno spettacolo, ragazzi. È veramente un set eccezionale. Beh ragazzi, che pezzo che vi ho tirato fuori, quale altra chicca vi ho tirato fuori, ragazzi. Beh, adesso qui sotto, se li merita un po' di commenti, ditemi che cosa ne pensate di questo set della Banpresto. Ditemi che cosa ne pensate di Lupin. Vi piaceva Lupin? Lo guardate ancora? Vi piace? Che cosa ne pensate di Fujiko? Qual è il vostro personaggio preferito di Lupin? Ditemelo, fatemelo sapere. Ok ragazzi, beh, io penso anche oggi di avervi portato un pezzo veramente veramente bello dal passato, dalla mia collezione privata, che ancora riserva un sacco di sorprese. E quindi se non l'avete fatto, iscrivetevi se siete passati per caso qui su questo canale, cliccate sulla campanella sia che vi stiate iscrivendo ora sia che siate già iscritti, per non perdere nessun video di quelli che usciranno prossimamente. E nella pagina, nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. E noi ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, meraviglioso e lupenoso canale. No, gigenoso canale. No, gemonoso. Lo so, fujicoso canale. Ciao ragazzi.